Le batterie rappresentano uno dei principali problemi per le auto elettriche. Marcello ha fatto un'interessante intervista con uno dei responsabili tecnici del consorzio per le batterie al piombo. Sentiamoli. Nello stand E-Mobile, qui al Salone di Ginevra, troviamo questa macchina dove c'è scritto test 100.000 miglia. Chiaramente è una cosa molto curiosa e molto interessante, ovviamente, anche perché si tratta di avanzati test nel settore delle batterie. E noi siamo insieme al signor Mike Calloway, che è un tecnico che si è occupato di questo test, e noi lo salutiamo e vogliamo anche alcune spiegazioni. I explained to the Italian public, we present this car, okay. And that you are the technical, one of the technical that work in this project, and of course we are very curious and we would like to know more. Okay, we started with lead acid batteries as being a... Noi pensiamo che le batterie al piombo acido sono tuttora la miglior soluzione nel rapporto costo-prestazioni dovuto alla grande produzione di questo tipo di accumulatori, e i costruttori non possono usare batterie costose di altri tipi per produrre vetture a costi ragionevoli. Quindi noi cerchiamo il modo di incrementare le prestazioni delle batterie al piombo acido e il ciclo di vita utile. Nelle vetture ibride non c'è bisogno di molta energia e con diversi tipi di batterie al piombo acido cerchiamo di aumentare le prestazioni. L'idea di effettuare la prova di questa Honda Civic Hybrid è stata proprio per seguire uno sviluppo con le batterie. Il problema degli accumulatori al piombo è il peso, ma il punto d'incontro è quello di usare batterie e supercondensatori asimmetrici semplici. L'idea è che un supercondensatore prende i picchi di corrente molto elevati che vengono forniti dalle batterie durante tutto il tempo necessario. In questa vettura di prova abbiamo usato questo sistema abbinato ad un'elettronica adeguata, nuova al 100%, che abbiamo applicato sopra l'elettronica originale della macchina. Quindi l'elettronica originale non legge il parametro dell'altro tipo di batterie utilizzate. In un determinato momento di questa prova abbiamo cambiato tutto l'assetto delle batterie presso il centro di test di Middlebrooke in Inghilterra ed abbiamo percorso 50.000 miglia benissimo, senza nessun problema. Quindi abbiamo deciso di prolungare il test fino a 100.000 miglia, percorso che abbiamo completato un paio di mesi fa, e la macchina è arrivata giusto in tempo per il Salone di Ginevra. It on for 100,000 miles, which it just completed a couple of months ago, and the car's come here today for the show. Perché è stata scelta la Honda? La Honda Civic è stata scelta perché funziona a basso voltaggio con un motore elettrico ultrasottile posto tra il motore e il cambio e direttamente collegato all'albero motore, aumentando la potenza quando serve oppure ricaricando le batterie quando l'energia è abbondante. Quindi queste sono state le ragioni principali, e anche il fatto che gli ingombri della vettura venivano rispettati completamente. In futuro, con questa macchina o qualcuna simile, ci saranno altri test in Europa o magari in Australia o in altre parti del mondo? We have work going on in the new Honda Civic Hybrid, because we knew a little bit about Hondas, we used the Civic Hybrid. Sì, abbiamo la nuova Honda Civic Hybrid e sono previste delle sessioni di test molto esigenti in Inghilterra, e anche stiamo parlando di svolgere alcuni test in America. I think I'm aware of three cars that are being just started, Honda Civics again with these batteries in. In your point of view, nella sua opinione di tecnico, quale sarà la batteria del futuro, se ci sarà solo una? Litio ion, litio polimeri, nickel metal idruri o ancora il piombo? Yet which will be? I think the choice comes down to two things. Do you need a lot of energy for, say, a plug-in application? If you do, you have to go for a battery that's quite expensive, a lithium-ion battery. Penso che la scelta deve tener conto di due cose. Se hai bisogno di molta energia e di ricaricare alla presa di corrente, bisogna andare sulle batterie più costose e guardare il mercato cosa offre. Ma se la macchina deve andare in produzione e deve essere usata per lungo tempo, con una spesa di frazioni di euro per la ricarica, l'unica soluzione che è ancora valida è quella del piombo. Quindi il piombo nelle batterie con un tipo di costruzione di ultima generazione ha ancora un ruolo molto importante da giocare. Credo che la scelta possa essere fatta su questa base.
Riguardo al piombo, abbiamo dimostrato nei test delle 100.000 miglia che è ancora molto valido. So I think it's going to be a choice between if lithium can be made safe and cheap, and it's a long way from certainly on the cost, or in very high performance, high cost vehicles. But I think the mass market led has a big opportunity, and there's a huge amount of interest from the OEMs in what we've done because you can't argue with 100,000 miles. Per finire questa intervista, l'auto elettrica pura è morta oppure ha un futuro? L'auto elettrica pura ha grandi possibilità quando l'utente non ha bisogno di grande autonomia. Ma le batterie al piombo acido non sono la soluzione per le auto elettriche perché hanno poca autonomia. Con il piombo acido per le elettriche non abbiamo attualmente progetti in Inghilterra, ma possono andare bene per chi ha la possibilità di ricaricare le batterie o per chi deve fare ad esempio servizi di consegna nel raggio di pochi chilometri. Proprio per questi utenti è interessante il fatto che noi siamo riusciti ad aumentare l'autonomia di 20 km, ma la maggior parte dei furgoni in Inghilterra usano le batterie Zebra o al litio ion perché hanno una maggiore autonomia. Ma il costo è molto elevato e non c'è molta gente disponibile a spendere 50 o 100 mila euro per un furgone. Thank you.